Bentrovati con lo spazio informativo del pomeriggio. Il turismo in Toscana è circa il 10% dell'economia regionale. IRPET stima che nel 2020 siano andati persi poco meno di 6 miliardi di euro. Lenta la ripresa nel 2021. A causa della pandemia di Covid-19, il 2020 per il turismo è stato un anno nero per l'Italia e per la Toscana. Dove i visitatori si sono ridotti della metà, è crollato il turismo straniero e ci sono stati 100.000 contratti di lavoro in meno. I dati sono stati forniti da IRPET, Istituto Regionale di Programmazione Economica Toscana. Ma quale effetto ha avuto il Covid sul turismo toscano? Naturalmente devastante, come sappiamo tutti, guardando i dati a livello internazionale, ma anche a livello nazionale e naturalmente lo stesso diciamo della Toscana. Sono stati drammatici, appunto, circa il 54% in meno di presenze in strutture ricettive ufficiali. Nel complesso IRPET stima meno 45% se comprendiamo anche diciamo le case private, che sono state diciamo la struttura ricettiva tra virgolette insomma maggiormente scelta dagli italiani. Il turismo in Toscana è circa il 10% dell'economia regionale e IRPET stima che nel 2020 siano andati persi 5,8 miliardi di euro. Il crollo del turismo estero in Toscana nel 2020 è stimato intorno al 73%, dato in linea con l'Europa e con l'Asia. A mitigare la mancanza di stranieri ci hanno pensato gli italiani, che a loro volta hanno scelto in massa la Toscana come meta delle vacanze, anche se le città d'arte come Firenze hanno avuto un forte calo di arrivi. Nel 2021 si intravede una ripresa, ma fino a che non riprenderanno stabilmente i voli da più lontano, il nostro turismo non avrà tutte le carte in regola per dire di essersi ripreso fino in fondo. E quindi questa riflessione sulla qualità significa anche reimpostare oppure proseguire nella direzione già impostata delle politiche pubbliche di sostegno alla promozione e all'accoglienza turistica. Un reportage di grande livello, quello trasmesso ieri sera in occasione del 90° della giostra del Saracino. Bello rivedere le immagini in bianco e nero della prima edizione del 7 agosto 1931. 90 anni di giostra che sono stati ben riassunti dallo speciale che ieri sera la nostra emittente ha trasmesso grazie alla certosina ricerca che Cesare Baccheschi ha fatto. La data non era casuale, visto che il 7 agosto del 1931 Arezzo decise di ripristinare quello che il regime stava preparando ormai da tempo. Già, il regime, o meglio il ruolo del podestà Occhini, che fu decisivo per recuperare quella identità che rischiava di andare perduta. Che poi il regime avesse anche un'altra finalità era chiaro, ma non c'è dubbio che con Occhini Arezzo riagganciò il filo con la sua storia medievale, visto che documenti e lo stesso Dante confermavano come la giostra di Arezzo fosse un momento importante della vita cittadina. Dal 7 agosto 1931 Arezzo ha ritirato fuori quello che aveva dentro di sé. In 90 anni sono cambiate tante cose, ma lo spirito resta quello e dopo la sosta dovuta alla pandemia, l'appuntamento del 5 settembre diventa l'utile occasione per confermarlo. Gli affreschi patrimonio mondiale dell'umanità, l'idea piace anche ai sindaci di Sansepolcro e Monterchi, che hanno chiesto al collega di Arezzo Ghidelli di non dimenticare tutto il resto del patrimonio che il pittore di Sansepolcro ci ha lasciato. L'idea è accattivante, quello che è stato fatto per la Cappella degli Scrovegni può essere attivato anche per gli affreschi di Piero della Francesca in San Francesco, ma c'è di più. È tutta l'opera pierfrancescana che deve essere salvaguardata e rilanciata, e la candidatura degli affreschi come patrimonio mondiale dell'umanità, promossa dal Comune di Arezzo e rilanciata dalla Fondazione, oggi trova una sponda importante nei comuni di Sansepolcro e Monterchi, che hanno l'onore e l'onere di custodire altri tesori di primo livello che Piero della Francesca ci ha lasciato. Non è un caso che Sansepolcro nell'ultimo conflitto mondiale venne risparmiata dai bombardamenti
bombardamenti alleati proprio perché il generale britannico che doveva dare quell'ordine si ricordò che nel museo c'era la risurrezione, l'opera simbolo della pittura pierfrancescana. E di queste ore invece la lettera che Mauro Cornioli e Alfredo Romanelli hanno spedito al collega di Arezzo. Anche la risurrezione con la Madonna della Misericordia e la Madonna del Parto di Monterchi devono essere inserite in questo progetto della serie L'Unione fa la forza. Restiamo in Valtiberina, sempre a San Sepolcro. Il candidato a sindaco del centro-sinistra Andrea Laurenzi osserva distaccato le divisioni che si stanno manifestando sul fronte avversario e non commenta nemmeno la discesa in campo del candidato dei 5 Stelle. La febbre elettorale sta iniziando a salire a Sansepolcro, le divisioni del centrodestra, l'annunciata candidatura a sindaco anche del candidato pentastellato stanno animando il dibattito che vede molto tranquillo Andrea Laurenzi. Il candidato del centrosinistra punta a presentare una lista di 40enni, l'ultima arrivata sarà Lara Chiarini che lascia Anghiari per dedicarsi alla contesa Biturgenze. Laurenzi, un vecchio detto dice tra due litiganti il terzo gode. Bisogna capire chi è il terzo in questo caso. Noi siamo, diciamo, abbiamo perlomeno la certezza di avere aggregato una coalizione coesa e di centrosinistra che ha messo nel perimetro con l'ingresso di poche ore fa di Italia Viva, ha messo dentro praticamente tutto il centro-sinistra. A destra invece ci sono due candidati, quindi il centro-destra si è diviso in due, uno è il candidato della Lega e l'altro è il candidato dei Fratelli d'Italia, che nel contesto nazionale diciamo che rappresenta una novità. Senta, invece c'è però un convitato di pietra in questa campagna elettorale che si chiama Mauro Cornioli. Mauro Cornioli ha pochi giorni fa annunciato la sua scelta personale di rimanere fuori, di finire con questo mandato, che rappresenta per Sansepolcro una notizia, cioè quando si è voluto fare aggregazioni civiche o troppo allargate poi reggono magari per 5 anni, come è successo per l'amministrazione guidata dal sindaco Polcri, e poi terminano. Qui c'è la necessità di un'aggregazione politica che sappia aprire la città e dare contenuti a lungo termine, perché c'è bisogno di non guardare all'ordinario ma di, per la prima volta, Sansepolcro deve guardare al futuro, e credo che con la nostra compagine possiamo avere delle belle certezze in questo senso. Che fossero amici lo si sapeva, e basta poi una canzone a cementare questo rapporto con l'allegria. Infatti Gianni Morandi e Jovanotti hanno composto quello che una volta sarebbe stato definito il tormentone, il tantam dell'estate. Quindi per festeggiare il successo, ma anche una grande amicizia, Jovanotti ha invitato l'artista bolognese a casa sua, a Cortona. I due sono stati fotografati a cena all'Osteria del Teatro, uno dei luoghi cult della cittadina etrusca. La foto è stata pubblicata nella pagina ufficiale del ristorante. Ha chiuso la sua carriera dove aveva iniziato 70 anni fa. Vittorio Perla è stato il protagonista della serata del Monterchi Festival. Non è stata una serata facile per Vittorio Perla, lo chansonnier, come lo chiamano affettuosamente i suoi compaesani. Dopo 70 anni esatti ha deciso di chiudere la sua carriera. Niente più esibizioni, tantomeno concerti. E il suo ultimo atto è arrivato proprio dove aveva iniziato, nel 1951 in piazza Umberto I nella sua Monterchi. Ero un ragazzo a 8-17 anni e Enzo Tortora mi diede questo microfono d'argento che materialmente non vale niente, ma per me è stato il seme che ha piantato e ha sviluppato tutta la mia. Ricordiamo, quella era una trasmissione che la RAI faceva in tutte le piazze d'Italia. L'Italia era, diciamo, ancora semidistrutta dalla guerra, voleva ripartire, un po' come adesso. Sì, esattamente. E allora Enzo Tortora aveva una stazione mobile e andava, era un giovane presentatore e andava in giro appunto per l'Italia. Per anni Vittorio ha cantato in tutto il mondo, soprattutto in Germania, Svizzera, Francia e Italia. Ha lietato la vita di emigranti che cercavano un momento di gioia in mezzo a tante fatiche. Nella serata del congedo è stato accompagnato da tanti giovani musicisti locali, i suoi nipotini anche sotto il profilo artistico. La speranza è che qualcun altro possa raccogliere il suo testimone.
Ultimo giorno a Pieve San Stefano per l'Arezzo. Stasera la squadra Amaranto giocherà una partita amichevole a porte chiuse contro il Gubbio. Mister Mariotti soddisfatto di quanto fatto finora. È soddisfatto del gruppo che De Vito gli ha costruito, non nasconde la sua felicità e nell'ultimo giorno del ritiro a Pieve Santo Stefano l'allenatore dell'Arezzo Marco Mariotti tira le somme. Noi dobbiamo cercare da subito di avere una nostra personalità, dovremmo essere la squadra da battere per gli altri in Serie D, sappiamo che ci aspetta tutte partite dure e difficili, però con questo atteggiamento propositivo, no ansioso, no, perché noi penso che celebreremo le soddisfazioni che dobbiamo a noi, alla piazza, ai tifosi e alla società che ci ha dato questa opportunità. Lei conosce bene questa categoria, molto bene, ecco, qual è il segreto o la base di partenza per poter affrontare questo campionato? Grande umiltà, non pensare di essere i più forti, non pensare solo perché sei giocatore importante e se veste la maglia dell'Arezzo, ma chi ci affronterà con piglio diverso, con piglio come affrontano i grandi, per dire, le grandi squadre, e noi dobbiamo essere pronti prima di tutto a essere umili, sapere che ogni partita è una battaglia e dopo metteremo tutte le nostre qualità, ma questo deve essere alla base di tutto. La rosa è quasi al completo. Sì, manca qualcosa, sta lavorando molto bene il direttore, che penso che Alessio Pagadegoria è un'ottima squadra, adesso sta a noi amalgamarla e dare quei valori che sono importanti per raggiungere un obiettivo prestigioso, perché vincere la Serie D è sempre una cosa difficile, non facile. Bene, ricordando, prima di ricordare gli appuntamenti di questa sera, è giusto sottolineare che il Montevarchi questa mattina ha giocato una partita amichevole al Franchi contro la Fiorentina ed ha pareggiato 0-0, buona prova dei ragazzi di Malotti contro una squadra, la Fiorentina ancora imballata per il duro carico di lavoro fatto in questi giorni. Grande protagonista nel primo tempo il portiere Tatarusano, che in almeno due occasioni ha negato la gioia del gol al montevarchino Barranca. Questa sera, subito dopo il telegiornale delle 20:30, potete assistere allo speciale dedicato all'Ardita Senza Freni 2021, seguirà Incontri del Caffè della Versiliana. È tutto con il TG del pomeriggio, grazie per essere stati con noi, appuntamento alle 20:30.